In genere, quando si uniscono due brand così diversi, non può uscire nulla di buono. La stessa cosa credo che sarà anche oggi. Due dei miei brand preferiti si uniscono. E io sono molto curioso di vedere cosa accadrà. Tuffiamoci. Beh, fin qui. Parte Pulsa Start. Chi è quel figuro con le Pokéball? Non è che si siano impegnati molto. Sono Rubidio e sta a un passo di giugare. Di giugare a un hack dei Inazuma di Pokémon. Te quiero dar un par de consejo. Habla con tutto il mondo, ma quello è che sono nei consigli che dà il gioco normale. Va bene, ma perché? Ma mi fai una hack per Inazuma per Pokémon e mi metti Professor Rock e non mi metti i Piki? Mettiamo ragazzo. È sempre uguale, quindi nulla. Ah, cambia lo sprite nell'Overworld. E allora mi chiamo. Siccome sono molto simpa, voglio fare il simpatico, ecco. NPC. Come si chiama? Trueno. Questo gioco ha tanto da offrire. Ma che cosa? Ma non volevo uscire! Perché è uscito? Dunque, ho parlato con questa persona che dovrebbe essere Erika in realtà. E qui sta giocando in azzurro, sta guardando in Azzurro Eleven. Deve dare una gemma a Laura. Aspetta. Ok. Però io ora vorrei sapere se potevo uscire dalla porta. Perché il gioco ti forza ad andare qui a prendere la gemma. Non potrò prendere la gemma, mi fa uscire direttamente. Ma non posso neanche vedere se posso uscire normalmente da casa. Quindi, reset! Ancora una volta! Mi sono già scassato le palle. Ora provo ad uscire dalla porta. Ovviamente non si può! Ma perché ce la metti? Cancella il punto di warp e non ci fai neanche il tappeto! Cavolo, non è tanto difficile! Dove stai? Come è legata qui? Come ci sei finito? E che ne so? Ai papi! Tengo che incontrare la forza. Mamma mia. No, ragazzi, non, no. Se, cioè, già non so parlare italiano. Se mi ci metto a parlare spagnolo, non ne usciamo più. Questo è un sogno molto strano. Buongiorno, Manolete. Ma mi chiamo NPC. Oppure Gavi. Ragazzi, sto gioco proprio. Profuma! Mazzonna. No, no, ora se ha programmato gli incontri con i selvatici a casa. Proprio gioco dell'anno. Io sono Gavilan. Sono Gavilan e sono uno youtuber famoso. Ma devo andarlo a cercare. A lui? Vabbè, Gavi sì, si conosce. Chi è che non conosce Gavi, dai? Almeno una volta vi sarete imbattuti nel suo canale. È il canale de Gavi, è lui. Sì, perché ha trattato Inazuma Eleven e Pokémon, sì, ok. Penso sia lui a cui si riferiscono. Io ora sono andato nell'erba e non ho Pokémon, in realtà. Però, a quanto pare, ho un rubinetto. Tipo, uno dice un rubinetto, acciaio, acqua, no? No, grifo. Flamberga. Prego. Un turbofuoco potenziato. Quand'è che Ock mi avrebbe dato il Pokémon? Questo gioco sta trascendendo tutte le forme possibili dell'intrattenimento. Non ha rivali. Ora stiamo toccando l'apice. Jack Pokémon. Poké Jack? Vai, fai Fiamberga e. Ah, no. The Wall come attacco? Inazuma Eleven non fa niente! Il miglior gioco è Koi di Minecraft! I bambini che urlano quando dicono che cade meglio! Gentleman! Con nome che si glitcha? Manda che. Tanto lo standard è quello. Cavolo, amico, hai usato dei trucchi! Hacker, stupido! Vabbè, sì, bambino di 5 anni che ti insulta su COD.
È lo stesso insulto che ti può rivolgere un col... Mi dà un nuovo Pokémon, però me lo chiama giocatore. Lasciamo perdere il verso. Ok, ha Guts, quindi è giusto così. Ovviamente difesa alta perché... E a mano di luce. Sono molto curioso di vedere mano di luce in azione ora. Neanche i back sprite hanno fatto. Ok, vai. Mega pugno? Ma qui c'è il nostro rivale? Puncio! Ma come Puncio? Ma che mi fa scegliere a fare? Mamma si chiama Pusti, ma chi è? Ma perché? Senti, Axe lo voglio però ora. Mi fa scegliere i nomi, però poi fa come si pare. È super efficace perché terra contro fuoco, giustamente, vince terra. Beh. Manda Clear? Clear? Si chiama Clear? Ah, lei sarebbe vento, però in realtà è ghiaccio. Ho capito. Ok, mi dirai cosa mi vuoi dire se... Che? Shimbu mi ha detto del potere di grifo. Ti aiuterò a fare l'armatura. E come? Vai al centro Pokémon. C'è Axel Rider che ti sta aspettando. Cosa c'entra Axel Rider? Sono caduto dalle scale. Mamma mia. Chi è Axel Rider? Ecco, tu sei tu. Ok, ti aiuterò con l'armatura di Griffin. Era grifo. Vabbè, mi dà un giocatore. Canon. Ha pietra idrica. E mano di luce. Vabbè, doppio ovviamente. Ha la pietra idrica. Vediamo a cosa serve. Per far evolvere il grifo? Ma perché? Mamma mia, ragazzi, io non ci posso credere a quello che sta accadendo. Ma che cosa diventa ora? Rubinetto più grande. Palloncino d'acqua. Garmadura. Mamma mia, Garmadura! Non ce la faccio. Scuola internazionale, impara cose, si pigro. Ah! C'è il capo di questa federazione. Dovresti fare battaglia. Vabbè, sì, quello continua a girare lì. Dunque, questa dovrebbe essere la palestra. Folagor, buongiorno, io sono Colador. Ma c'è il nome di Ver... Ma che cosa? No, va, per favore, vai, vai. Iniziamo che è meglio, va. Team Rocket Frog Or... Ma che cavolo è sto gioco? Ma tutto bug... Ah, ma cosa rapida Shacon Agumon? Senti, facciamo una cosa veloce, dai, per favore. Ma che è questo? Questo è un Digimon? Senti, facciamo una cosa veloce che proprio guarda. Stiamo toccando punti potentissimi qui. Folagor, però no, c'è un altro nome quando c'è il dialogo. Ma mi è nato qualcosa? Ma perché allora non me lo segna? Ragazzi, sto gioco proprio profuma Amazon. E qui finisce la prima beta dell'hack di Nazume Eleven e Pokémon. Spero tu ti sia divertito. Se il livello finale, anche se non credo verrà mai finito, è quello che abbiamo visto in questa demo, mi dispiace solo per chi dovrà fare da beta testing. Se lo faranno.